Eccoci, buonasera a tutti, siamo in diretta sulla pagina LinkedIn di Edizioni LSVR con il nostro format Edizioni LSVR Live, una mezz'ora a parlare di libri con i nostri autori. Stasera è una puntata particolare per due motivi, sia per l'orario, perché sperimentiamo questo orario delle 21, in quanto alcuni di voi ci hanno detto essere un orario più comodo per seguire le nostre dirette e vi ringraziamo per questo feedback. E sia perché parliamo di sviluppo software, che è un mondo tumultuoso che ormai ha permeato tutti gli ambiti della nostra vita. Infatti, oltre ad essere un argomento di informatica, quindi lato tecnico, ha anche delle implicazioni ormai di sviluppo culturale, sociale e di business, perché qualsiasi professione è ormai immersa nella tecnologia. L'occasione, infatti, è quella della presentazione di questo libro che ho qui e vi mostro, Sviluppare per il web e mobile di Carlo Mazzone, che è il nostro ospite di questa sera e fra un po' farò entrare nella diretta. Ecco. Io mi presento anch'io, sono Antonio Lombardi, mi occupo di digital marketing per la casa editrice Edizioni LSVR, appunto. E forse mi avete già visto qui nelle scorse dirette, anzi, se non l'avete fatto, vi invito ad andare a vedere gli altri eventi che abbiamo fatto più tardi, poi nella sezione video di questa pagina. Quindi, ecco, sono anche sinceramente emozionato e contento di questa diretta perché effettivamente stasera abbiamo un ospite che è un vero e proprio punto di riferimento, insomma, per l'argomento, ma anche per quanto riguarda l'insegnamento, in quanto è fra i 10 docenti migliori al mondo nel premio Global Teacher Prize, il Nobel dei docenti. Ecco, mentre aspettiamo che si colleghino i partecipanti, anzi vi invito a lasciare un saluto, commento o anche poi domanda per l'autore che poi leggeremo durante la diretta, vi illustro brevemente cosa ci aspetta nella nostra mezz'ora insieme. Ecco, infatti sfoglieremo insieme quindi la novità editoriale Sviluppare per il web e mobile, un libro che ricordo è uscito da poco, ecco, insomma, il mese scorso in dicembre. E ne parleremo appunto con l'autore, che è un vero e proprio punto di riferimento, come dicevo, per la divulgazione digitale. Infatti, si definisce ed è stato definito un digital evangelist, nonché anche creatore di opportunità lavorative per i giovani. Ma non voglio spoilerare troppo, lo vedremo adesso con lui. Vi invito subito ad andare nel link sotto la descrizione di questo evento, perché anzi, ne trovate due. Trovate un link che va diretto al nostro store, dove trovate il libro e potete ordinare una copia con le condizioni molto vantaggiose, perché offriamo la spedizione gratuita dal nostro e-commerce e anche la possibilità di ordinare in contrassegno anche una singola copia. E inoltre potete scaricare gratuitamente un estratto di questo libro. Ecco, faccio partire una breve presentazione e poi entra Carlo per continuare la nostra chiacchierata. Ecco, quindi come vi dicevo, il libro è Sviluppare per il web e mobile, che possiamo definire una guida completa e aggiornata per lo sviluppatore che vuole creare applicazioni sia per il web che per i dispositivi mobile. Il volume è appunto frutto dell'esperienza ventennale didattica dell'autore, che l'ha realizzata soprattutto nelle classi finali della scuola secondaria superiore, con indirizzo informatico appunto, e nasce un po' dal suo spirito, adesso poi ce lo faremo raccontare, che è quello proprio di raccogliere e di presentare nel modo più semplice e intuitivo possibile questa affascinante materia. Il libro è diviso in tre parti fondamentalmente. La prima parte appunto dalla parte di front-end, ecco, insomma, quindi come strutturare e presentare i contenuti per il web con HTML, CSS e soprattutto tratta lo sviluppo lato client con JavaScript. La seconda invece approfondisce la programmazione lato server con PHP e la gestione dei dati con SQL, MySQL e PHP MyAdmin, fino poi ad arrivare alla creazione di un'applicazione web utilizzando anche Bootstrap e Laravel. Mentre la terza parte è appunto incentrata sullo sviluppo ibrido per il mobile con gli altri framework, che poi Carlo magari ci dirà. Ecco, ci tengo a dire che questo libro ha anche dei materiali di supporto che potete scaricare proprio sul sito di Edizioni LSVR, sulla scheda del libro, utilizzando un PIN code che trovate poi nella versione cartacea, ma anche digitale del libro. Ecco, qui state sfogliando virtualmente con me un estratto del libro. E Carlo Mazzone non è nuovo, diciamo, per la nostra casa editrice, infatti ha già pubblicato con noi due titoli bestseller nella collana Digital Pro
lifestyle, che sono le chiavi della C e C++, le chiavi della programmazione nel 2016 e la shell testuale nel 2020. Insomma, per fare una battuta, questo è un libro che i miei colleghi, io mi occupo di marketing, vi ho detto, i miei colleghi della parte IT, soprattutto il CTO e quant'altro, masticano tutti questi termini. Per noi invece marketer, anche digitali, sono sempre degli argomenti ostici, ma è molto importante anche l'ibridazione, la contaminazione fra le professioni, quindi conoscere questo tipo di argomenti. Ecco, direi che ho già parlato abbastanza per questa introduzione, faccio scomparire momentaneamente le slide e faccio entrare il nostro ospite, ecco, così lo salutiamo. Buonasera Carlo, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Antonio, grazie a voi per avermi organizzato questa diretta e a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Speriamo in tanti. Bene, bene Carlo, mi fa piacere, come ti dicevo, anche dietro le quinte, diciamo, di questa chiacchierata. Ecco, adesso ti faccio una breve presentazione, diciamo, un po' informale, ma è comunque giusto per dare le coordinate a chi ci sta seguendo, poi ti lascio comunque integrare a te direttamente. Ecco, quindi Carlo Mazzone, laureato in scienze dell'informazione, sviluppatore software e sistemista, è appunto docente di informatica nella scuola superiore, è già autore dei bestseller che citavo per edizioni SVR e ha avuto appunto riconoscimenti nazionali e internazionali, fra cui citiamo nuovamente appunto che è stato il primo italiano a qualificarsi nella top 10 del Global Teacher Prize, il concorso che premia appunto i docenti a livello mondiale. Ecco, allora direi rompiamo adesso il ghiaccio dopo tutta Sì. questa presentazione. Ecco, qual è, ti faccio subito la prima domanda, diciamo per farti un po' entrare nella live. Qual è il motivo principale che ti ha spinto alla pubblicazione di questo libro? Ecco, com'è nato quindi questo tuo nuovo progetto editoriale? Ma può sembrare strano, ma questo è proprio il mio inizio come divulgatore. Nel senso che dobbiamo tornare indietro al settembre del 2004, quando mi sono trovato di fronte come nuova avventura, ancora collegato al mondo dell'azienda, tre quinte superiori, e ho cominciato ad approcciare il mondo della scuola, che era in quel momento qualcosa che ormai era nel mio dimenticatoio. Quello che avevo in memoria era la mia esperienza come studente, che poi ho cercato di utilizzare proprio dicendo: non farò ai miei alunni quello che ho subito. Vabbè, è un po' ci gioco, però effettivamente ho cercato di immedesimarmi in loro e capire che avevano forse bisogno di qualcosa di diverso rispetto a quello che stavano facendo in quel momento, perché dopo già un paio di giorni, per rompere un po' il ghiaccio e per superare alcune rigidità e dei vincoli che vedevo nel contesto dei libri di testo e di quello che trovavo, ho detto: vabbè, cominciamo a scrivere un po' di appunti per aiutarli. Subito dopo ho dato un nome a questa collana che chiamai io informatico, perché vedevo proprio in questa serie di appunti che nascevano così in maniera sciolta, la volontà di far capire cosa fosse l'informatica. E da questa collana poi ne sono nati tanti di libri. Ricordo che i primi appunti che scrissi, ripeto, erano proprio i primi giorni del 2004, quindi sono passati quasi 20 anni. Riguardavano i frame, che è una tecnologia ormai non più utilizzata, l'accenno soltanto come fatto storico nel libro, anche per far capire quanto è cambiato dal 2004 in poi. E questo è anche il motivo per cui poi fino ad ora. Questo mattone, no? In senso buono, non sono mai riuscito a pubblicarlo.
perché è talmente tumultuoso il contesto dello sviluppo software che da questa stessa collana sono nati tutti gli altri libri, come dicevi tu, C e C++, le chiavi della programmazione, la shell testuale, e quindi questo, che era proprio l'inizio, ancora non riusciva a trovare la luce. Ho cercato per farlo di trovare gli elementi essenziali, quelli che io, venendo, ripeto, dal mondo dell'azienda e continuandolo a frequentare in continuazione il mondo reale dello sviluppo software, ho cercato di tirare fuori quelli che erano gli elementi portanti. Spero di esserci riuscito, questo lo diranno i miei lettori. Bene, diciamo quindi un progetto che arriva comunque da lontano, ma che porta in dote appunto questa evoluzione anche dello sviluppo software e comunque in generale di come è cambiato e sta cambiando continuamente in questi anni digitale. Ma portaci un po' all'interno del libro, ecco, porta sia me che gli autori, chi ci sta ascoltando all'interno del libro. Che tipo di libro è e quindi cosa aspettarsi? È un manuale pratico? Cosa trova il lettore all'interno delle tue Allora, pagine? è sicuramente un manuale pratico, c'è dentro molto di Carlo, come al solito, però allora, è fondamentalmente per chi vuole anche partire assolutamente da zero, perché ci sono innanzitutto delle appendici, come dicevi giustamente tu, sono addirittura cinque appendici che affrontano il contesto delle reti in generale e addirittura dei sistemi operativi a monte, e quindi è proprio un'introduzione per non lasciare niente al caso e per far entrare anche un neofita, anche chi non sa niente di programmazione e di sistemistica, di farlo entrare in questo contesto. E poi si parte dai modelli per la strutturazione delle applicazioni web, ma si parla ovviamente di HTML5, di CSS, come dicevi tu, tutta la parte di front-end. Ovviamente c'è da dire che per ognuno dei capitoli ci vorrebbe un libro di 600 pagine. Questo è inevitabile, proprio come considerazione. Se noi immaginiamo solo l'HTML5, ci vuole un volume a parte. Però io ho cercato di condensare nella maniera più mazzoniana possibile, no? Nel mio stile che è molto diretto, di condensare quelli che sono gli elementi più importanti. Ad esempio, quando parlo di JavaScript, che è uno dei capitoli che riguarda la parte di front-end, faccio riferimento a che cos'è la programmazione, cioè spiego in dettaglio che cosa sono i linguaggi di programmazione, la loro classificazione, e quindi insegno la programmazione in senso generale, tant'è che poi ci sono riferimenti alla programmazione procedurale, ci sono riferimenti anche alla programmazione orientata agli oggetti propria di JavaScript. E questa cosa poi viene espansa senza ripetizioni, andando più avanti. Quando si affronta il capitolo che riguarda il PHP, si riparla di programmazione, si rifanno i riferimenti a quelli che sono, ad esempio, i costrutti iterativi, senza però ripetere le stesse cose, semplicemente si fa vedere come funziona il contesto di PHP, si fa riferimento a che tipo di linguaggio è, nello specifico debolmente tipizzato, così come JavaScript. Non scendo troppo nel dettaglio per non, diciamo, appesantire la discussione, però per far capire che comunque è un libro che va anche in profondità, perché poi, ad esempio, per quanto riguarda il PHP, fa capire che co ancora più in dettaglio che significa programmazione orientata agli oggetti. Si fa riferimento, ad esempio, al modello Hollywood per quanto riguarda la programmazione di tipo event-driven, cioè guidata da eventi. Quindi, e po poi c'è tutta la parte che riguarda il back-end per quanto riguarda i database, e lì ho attinto anche a reminiscenze, tra virgolette, a tutto il retaggio di impostazione universitaria che ho però adattato ad un mondo più moderno, tant'è che poi si fa anche minimamente riferimento
a vari contesti come possono essere quelli di MongoDB e quindi non solo i classici database di tipo relazionale, anche se ce n'è un accenno. E di questi accenni e di queste guide, ecco, io voglio aprire delle finestre dove far affacciare il lettore, dove poter approfondire vari contesti. Ad esempio, quando poi si parla di un'applicazione reale, concreta, faccio il riferimento sia a una modalità proprio praticona per realizzare un semplice sito web quasi in maniera, diciamo, spartana, ma poi faccio riferimento al modello MVC, e quindi a Laravel come contesto. Anche lì solo Laravel e Bootstrap richiederebbero due manuali separati. E si capisce, insomma, che è una cosa impossibile da fare, però c'è una catena legante tutti questi argomenti che secondo me per una grandissima quantità di lettori può essere ispirazionale. Esatto, direi che no, grazie per questa presentazione perché è molto, molto affascinante. Quello che intravedo è che oltre ad essere comunque un libro anche che, come hai detto, va in profondità su alcune cose, quindi diciamo ti porta sia dal lettore diciamo più entry level a quello lì comunque più esperto, ma soprattutto mi sembra che parli comunque di un metodo e quindi non sia diciamo quello che magari lato web si trova invece più l'informazione nozionistica. Ma mi lego proprio a questo, cioè che quindi sui lettori e le varie tipologie di lettori che in parte comunque hai citato. L'ho detto un po' in premessa, oggi tutte le professioni ormai, quindi tutti anche i business fanno i conti con il digitale, siamo immersi comunque nella tecnologia, quindi ormai sono anche dei linguaggi, cioè parte di quelli lì che hai detto, comunque anche io che comunque faccio, diciamo, il digital marketing ormai sento e siamo sempre più immersi, diciamo, in questo mondo. Alla luce di ciò, quindi, cosa, diciamo, ti senti di dire? Cioè, nel senso che facciamo poi il ritratto del lettore ideale, no? Comunque del tuo libro. Effettivamente oggi chi può essere? Perché mi mettevo mentre parlavi, proprio questa è una considerazione così a caldo, eventualmente magari anche un imprenditore, avere un'infarinatura di determinato, visto che molti business oggi vanno verso quello, c'è cioè comunque questa sfida comunque della digital transformation, no? Che investe soprattutto la nostra PMI italiana. Ecco, quindi mi piaceva stimolarti su questo. Chi credi che sia un po' il lettore ideale del tuo libro o comunque Sì, del. il lettore ideale è sia il tredicenne, quattordicenne, quindicenne che si affaccia al livello di programmazione, perché c'è molta misconoscenza, cioè conoscenza errata delle cose, che è la cosa più pericolosa. Soprattutto all'inizio, i ragazzi non si rendono conto, e le ragazze non si rendono conto di cosa significhi realmente sviluppo software e informatica. E in realtà può sembrare strano, ma solo i programmatori sanno realmente noi che cosa facciamo, no? Noi siamo softwareisti. Io spesso faccio questo esempio. Quando i ragazzi tornano a casa da scuola e dicono che hanno studiato matematica, anche se i genitori, i nonni, gli zii non sanno neanche che cos'è una radice quadrata, sanno grosso modo che cosa hanno fatto. Cosa che non avviene invece nel contesto informatico. Ci si immagina che si è stati davanti ad un computer a cliccare una serie di bottoni. E in realtà io cerco di far capire già ai ragazzi velocemente che cosa significa sviluppare software. Ovviamente questa cosa non è relativa solo ai ragazzi, ma come dicevi tu, anche a chiunque vuole affacciarsi a questo mondo dello sviluppo web. Diciamo, il libro è molto attuale rispetto alle tecnologie che ci stanno, e poiché credo che sia scritto in maniera abbastanza semplice, però ovviamente parliamo sempre di riferimenti abbastanza verticali, chiunque potrebbe introdursi a questo mondo, che è davvero ormai è un elemento indispensabile di tutto quello che faremo. I risvolti anche sociali, del lavoro che si può costruire, quando parliamo di smart working, significa, io dico spesso che studiare questo tipo di contesto, studiare in generale,
che è una cosa meravigliosa. Io sono un nerd, quindi sono di quelli a cui è sempre piaciuto studiare determinate cose, ok? Studiare è un modo per essere liberi. Io credo che il messaggio più bello possa essere proprio questo, la libertà di poter essere autonomi nelle scelte. Poiché io poi mi rivolgo anche ad un pubblico di appassionati, io credo che la benedizione più grande che si possa avere è unire la passione e il gioco, l'hobby, con il lavoro. Io dico spesso che io non ho mai lavorato in vita mia, nel senso che quando ho studiato all'università mi sono divertito perché ho scelto di fare informatica e quindi per me, sì, ovviamente c'erano alcuni esami più pesanti di matematica, abbiamo studiato tante di cose abbastanza verticali, però sostanzialmente era bello stare all'università e studiare, così come era fighissimo andare a lavorare, tra virgolette, però ripeto, io cioè sostanzialmente non ho mai provato la stanchezza fisica di dire porca miseria devo andare a lavorare, e né adesso devo confessare, per me la scuola è un lavoro, perché è talmente piacevole stare con i ragazzi e le ragazze e parlare di cose che mi hanno appassionato da sempre e trovare anche, diciamo, in loro la possibilità di stare sistematicamente aggiornato, di coinvolgerli in argomentazioni e argomenti nuovi. E quindi io la trovo una cosa assolutamente fighissima. Non so se... Bello, Carlo. Bella la passione che trasmetti e soprattutto diciamo questo aspetto, questa descrizione che hai fatto che ti rivolge a un pubblico effettivamente molto variegato ed è molto bella questa cosa. Adesso volevo portarti un po' su argomenti magari anche più di attualità e magari provocarti anche un po', ecco, se me lo consenti. Diciamo che dal tuo punto di vista comunque privilegiato di osservatore, diciamo comunque di questa materia dello sviluppo software, cioè come sta cambiando effettivamente, come hai detto tu, cambia tutto alla velocità della luce, ma quello che sta succedendo proprio attualmente, cioè io vedo due tendenze. Da una parte, per chi soprattutto riferisco la mia esperienza e il mio lavoro, andiamo sempre più verso delle applicazioni che sono in gergo no code, cioè tutte le aziende provano a darti già pronto, diciamo, dei servizi dove dici ok, cerchiamo di fare a meno del programmatore. Questa è una tendenza. L'altra tendenza invece è appunto l'hype del momento, che è l'intelligenza artificiale, ChatGPT, il discorso che esiste, diciamo, una tecnologia oggi che permette magari anche di, senza conoscere una riga di codice, chiedere comunque all'intelligenza artificiale di scrivere. Come le vedi queste due tendenze rispetto a la programmazione e la figura dello sviluppatore? Sì, banalmente io dico che intanto è possibile avere ChatGPT e tutto il contesto no code, e perché dietro c'è chi fa coding. Allora, la questione qual è? Che poi, diciamo, c'è sempre più una verticalizzazione delle posizioni lavorative. Allora mi si dirà, ovviamente prima c'era la zappa, poi c'è stato il trattore e quindi non c'è stato più bisogno di tanta manodopera, che però si è specializzato perché sono nati quelli che ripanavano, costruivano i trattori, gestivano i trattori e così via, e così c'è per tutto. Però in questo momento noi gestiamo una tecnologia che viene chiamata esponenziale, e su questo effettivamente bisogna stare molto attenti. Si schiaccia sempre più e si riduce sempre più la tipologia di lavoro, che diventa sempre più verticale, e questo significa, tra le altre cose, che può sembrare quasi un controsenso, ma è assolutamente così, rimangono alla base fortemente richieste degli aspetti teorici. Ok, e ne possiamo andare dietro al singolo dettaglio del singolo framework. Solo per quanto riguarda JavaScript ci stanno i meme su quanti framework diversi ci stanno. Questo significa che bisogna lavorare per concetti, e il programmatore, anzi, avrà sempre più un ruolo apicale in quello che è il contesto dei nuovi lavori. Però, e questo ci tengo, prima che il contesto della intelligenza artificiale e quello ad esso collegato ci sfugga letteralmente di mano, c'è bisogno di far capire un po' a tutti, e il libro al limite
come elemento ispirazionale può aiutare, che devono aiutarci, perché i tecnici, noi, io sono un softwareista, ok? Al di là del fatto che sono un filosofo, so tante cose, no? Ma noi non possiamo, i tecnici non devono essere lasciati soli, nel senso che la tecnica deve essere guidata, lo so che può sembrare strano, ma rifletteteci, da filosofi, da psicologi, da sociologi, perché serve fare in modo che queste innovazioni che sono verticali e hanno un impatto notevole, ma avranno un impatto ancora più mostruoso. Il fatto che ChatGPT viene attualmente addirittura vietata in alcuni contesti, può esserlo fatto fino a un certo punto, ma sono talmente dirompenti queste tecnologie che noi non riusciremo più a gestirle. E quindi se non ci aiutano i filosofi, i sociologi, quelli che fanno marketing in senso, cioè tutta la società dei pensatori, perché faccio questo esempio? Ad esempio, i filosofi di che cosa si occupano? Della felicità, sostanzialmente. Ok? Cercano di trovare il senso della vita. Se noi non riusciamo a capire che dobbiamo anche fare una riorganizzazione della gestione della ricchezza, per evitare che poi solo alcuni illuminati in camice bianco, che sarà una nuova setta, tra virgolette, dei softwareisti, sto estremizzando, però non è tanto lontano dalla verità. Basta, faccio un esempio ancora. Basta vedere quello che sta succedendo con Boston Dynamics e la robotica verticalissima. Dico soltanto un termine, singolarità tecnologica. È un momento in cui la tecnologia, ad esempio, può essere in questo contesto l'intelligenza artificiale, ci sfugge di mano e diciamo supera coloro i quali l'hanno realizzata. Allora, Non è volevo molto, essere molto, eccessivamente no, no, anzi, teatrale. è molto, molto interessante quello che dici. Per certi versi è inaspettato perché mi ero preparato per questa live su cose tecniche, invece tu mi parli di filosofia e sociologia. Ed è bellissimo perché in effetti anch'io, nel mio piccolo, ero giunto a questa conclusione. Cioè, uno strumento come ChatGPT, che non ti nascondo, io uso, ma se tu non lo sai interrogare, e quindi vengo a quello che dicevi tu, non hai le basi. Infatti, quello che stavo vedendo come altro fenomeno, sta nascendo la professione del prompt designer, cioè tu devi sapere cosa chiedere all'intelligenza Certo. artificiale, come chiederlo per te, e se non hai le basi, se non hai la conoscenza di base, effettivamente. Molto bello. Allora, ci avviamo verso la conclusione, però io mi faccio portavoce di qualche domanda che in questi giorni di comunicazione del tuo libro, anche sugli altri nostri social, sono arrivate. Fondamentalmente, sfruttiamo, fra virgolette, anche un po' appunto la tua professione di docente, il fatto che sei a stretto contatto con i giovani. Ecco, che consiglio ti senti di dare, ecco, a un ragazzo, ma anche. Ti dico, non solo ai ragazzi, ma anche a chi eventualmente sto pensando dopo questo periodo pandemico, eccetera, si sta magari rilanciando sul mondo del lavoro e è appassionato degli stessi temi o in parte di quelli che tratti. Qual è il consiglio migliore, fra virgolette, che ti senti di dare? Ma anche in questo contesto dispiaccio perché non do un consiglio nello specifico per il mondo del web e del mobile, perché poi sono un formatore diciamo, a tutto tondo, e potrà sembrare la risposta banale, passione. Allora, per diventare bravi e quindi per essere liberi, perché in questo mondo se si è indispensabili, se si è particolarmente utili, si trova una collocazione. Se questa utilità e questa questo, diciamo, questo contesto poi corrisponde alle proprie passioni, c'è l'alchimia assoluta. E effettivamente, poiché le professioni ormai sono molto verticali, c'è bisogno di essere bravi. Cioè, su questo purtroppo c'è poco da fare. I lavori di tipo manuale andranno sempre più a scomparire. Ci saranno lavori artistici, ci saranno lavori di vario tipo che però richiedono sempre persone specializzate e brave, perché poi per tutto il resto del mondo normale ci sarà l'intelligenza artificiale, ci sarà già ChatGPT, che già rischia di buttare giù un sacco di professioni, ma nel giro di pochi mesi. Da quanto tempo si sente parlare di questa nuova tecnologia? Sono pochissimi mesi.
Però all'improvviso questa cosa diventa dirompente perché si sale di gradino. E quindi dicevo, l'unica cosa che ci può salvare è la passione, perché se tu sei appassionato davvero di una cosa, diventi bravo, ma questo lo diceva Einstein, ma non c'era bisogno di uno scienziato come Einstein per far capire che poi il genio c'è, ci sono delle situazioni, ci sono delle predisposizioni, però si diventa bravi perché si lavora duro e si lavora duro e lo si fa. Immaginiamoci un po' quando noi andiamo in palestra, ok? Sudiamo, gemiamo, facciamo delle smorfie, sudiamo come dei pazzi, facciamo un sacrificio enorme, però ci piace. Allora, se uno fa, diciamo, a livello di metafora, questo stesso atteggiamento nei confronti dello studio di determinate cose, bingo. Allora, diciamo che assolutamente, assolutamente concordo, è un bellissimo messaggio quello che lanci. Io aggiungo il fatto che come editori, facendo parte della casa editrice, cerchiamo appunto di dare gli strumenti per questa passione. E inoltre un'altra cosa su cui volevo un tuo commento era che appunto ultimamente comunque effettivamente anche la figura, tu ti sei definito softwareista o comunque dello sviluppo software, eccetera, è diventata anche diciamo comunque una figura cool, diciamo fra virgolette, invece di essere il nerd, eccetera, perché ad esempio... Guardando anche le serie Netflix, delle storie, diciamo, degli unicorni, eccetera, c'è il genio lì che ha svoltato il business, è sempre stato chi ha le mani nel codice, quindi sicuramente, sicuramente Sì, anche c'è se ti questo devo aspetto. dire, io ho sempre professato poi il potere nerd. Io mi sono sempre definito un po' nerd come cosa. No, Adesso io... siamo tutti geek, no? E quindi sarebbero i nerd quelli carini, quelli un po' così, tipo Steve Jobs, per intenderci, quelli di successo. Però effettivamente io la vedo una figata, essere softwareista, anche perché, e questo ci tengo a dirlo, spesso, e fino a un certo periodo, adesso le cose stanno cambiando, noi tecnici, no, siamo stati considerati un po' di serie B rispetto a quelli, i classicisti, no? Storpio un po' le parole giusto per far capire, per giocarci, no? Io sto cercando di far capire che studiare tutti questi linguaggi equivale a livello di stimolo intellettuale e di complessità a studiare latino e greco. E io vorrei che Assolutamente. si facesse capire che la cultura è unica e questo significa che chi studia latino e greco dovrebbe avere un atteggiamento un po' più rilassato nei confronti della matematica e non dire no, la matematica, oh mamma mia, non sarà mai il mio mestiere, che cosa orribile la matematica, no. E dalla stessa parte, chi si occupa di tecnicismo, mai lasciare indietro la storia, la filosofia. Diceva ad Dijkstra, che è stato uno dei, Edgar Dijkstra, che è stato uno dei più grandi informatici in assoluto, diceva per essere informatici, prima di essere degli ottimi matematici o dei buoni matematici, bisogna avere un'ottima padronanza della propria lingua madre. Quindi riscopriamo la bellezza della cultura e l'impegno nello studio, che poi è una cosa che dovrebbe dare felicità a tutti. Assolutamente, c'è un filo di congiunzione fra quello che stai dicendo anche con un'altra diretta che abbiamo fatto a novembre, che abbiamo parlato di un argomento anche lì che sembra molto tecnico, Web3, NFT, blockchain, metaverso, anche l'altro autore Alessandro Brunello parlava di nuovo umanesimo che c'è dietro queste tecnologie. Allora, ci avviamo verso la conclusione per rimanere nel format dei 30 minuti. Alla fine ci piace fare all'autore una domanda proprio un po' personale, ecco, quindi ti chiediamo, ecco, visto anche la tua generosità comunque di aprirti, ti chiediamo alla fine quali sono le tue aspettative anche personali dalla pubblicazione che arrivano dalla pubblicazione di questo libro e della sua diffusione. E poi magari ti faccio un assist, diciamo, ma ben doveroso. So che nel libro c'è anche una dedica particolare, ecco, quindi magari se in chiusura ce ne vuoi parlare, ti ringraziamo. Sì, assolutamente. In realtà le cose sono in un certo senso collegate, nel senso che la dedica è fatta innanzitutto per Enza Cappabianca, che è stata una mia straordinaria, dire studente è riduttivo, persona con la quale ho potuto interagire, che purtroppo
apparentemente ci ha lasciate, io dico apparentemente perché lei continua a vivere con noi per quanta luce e quanto esempio ha dato. Enza era una ragazza che professava la bellezza dell'esteam, e continuava a dire alle ragazze e a tutti coloro i quali l'ascoltavano che questo contesto tecnologico può essere anche rosa ed è una cosa bella. E quindi io mi auguro che questo libro possa aiutare a far capire quanto sono belle le STEAM, quanto è bella la tecnologia ed eventualmente far appassionare anche le ragazze perché abbiamo bisogno del loro pensiero laterale, del loro approccio differente in certi contesti rispetto a quello dei maschietti e trovare di nuovo una nuova unità. Io ripeto, spero che questo libro possa aiutare, possa essere di stimolo intellettuale e possa essere anche piacevole da leggerlo. Per il resto, insomma, altri auspici non ho se non, ripeto, quello di fare in modo che poi quello che hanno lasciato alcuni, tra cui, ripeto, ancora questa meravigliosa ragazza Enza, possa continuare a camminare sulle gambe di tante altre persone. Bello, bello, grazie Carlo. Ecco, siamo in chiusura, mostro ancora il libro che ho qui e poi vi rimando, ecco, vi rimando poi ai link che ci sono in descrizione che comunque Okay, io pubblicheremo. te lo faccio in stereo di qua, che Vedi, ce l'ho vedi, allora anche io. mettiamolo così, questo Così diventa il esce un bel pezzo finale. selfie come Ok, cosa. ecco qua. Allora, sicuramente ti inviteremo nuovamente e se ci dai ancora disponibilità faremo degli altri appuntamenti perché l'argomento è molto vasto. Ad esempio, a me una cosa che ho invidiato sempre di voi tecnici, ecco, se faccio, è il senso di community che è pazzesco, cioè comunque quel fatto di scambiarsi quella modalità di lavorare che è veramente invidiabile. Quindi Carlo, ti inviteremo di nuovo nuovamente per altri appuntamenti. Chi guarda questa diretta oppure la guarderà in seguito. Può lasciare dei commenti che poi digeriremo, oppure tu sei molto attivo, vieni direttamente tu a rispondere anche sulla nostra pagina. Sì, possono comunque riferirsi al mio sito ufficiale che è carlomazzone.it, dove troveranno tutti i link. Avrò piacere se vorranno seguirmi sui vari social, sono presente un po' ovunque. Oltre a seguirti, ovviamente il libro è ampiamente reperibile in tutte le librerie, marketplace, eccetera. Io ho citato il nostro sito, quello lì diretto dell'editore perché ci fa piacere. Abbiamo lì sempre la disponibilità del libro, essendo un libro pubblicato da noi e anche con delle condizioni vantaggiose. Quindi ci vediamo lì eventualmente. Assolutamente, Che grazie, dire, grazie. grazie Carlo, buona serata a Grazie tutti e al prossimo appuntamento. Alessio. Ciao.